Sei pronto? Io sì, quando vuoi. Ok, adesso Luigi ci parla di Erix Ultimate, giusto? Yes. Che è un framework per sviluppare temi per il CMS Joomla. Il tempo della sigaretta, no? Non è il programma, però se lì vuoi andare a parlare, ovviamente. Allora, partiamo con un po' di spot pubblicitario, due minuti di spot. Io rappresento la situazione, quella che io definisco di folle, che si chiama Joomla Calabria. Perché folle? Perché siamo un gruppo di persone che mettono a disposizione la loro conoscenza, professionisti del settore, che mettono a disposizione la propria conoscenza e facciamo corsi gratuiti, completamente gratuiti per gli associati. Non siamo talebani di Joomla, abbiamo fatto corsi su Ushuaidi, di cui vi parlerà Pasquale Viola nel pomeriggio, un altro componente di Joomla Calabria, corsi su Symfony PHP, su Moodle e anche su WordPress. Queste sono un po' di iniziative che abbiamo fatto in questi 6 anni di vita. Lavoriamo molto con le scuole, l'università, siamo stati parecchie volte al Talent Garden, quello al centro è l'attuale direttivo, e le nostre riunioni direttivo si chiamano, sono rigorosamente davanti a una birra, quella in alto a sinistra, li chiamano Beer Meeting. Fine dello spot. Chi ha mai fatto un sito, realizzato un sito in Joomla? Chi ha realizzato? Ma o per gioco o per lavoro? Chi in WordPress? Ok. Lo scopo di questi 20 minuti è far passare tutti quelli che utilizzano WordPress a Joomla. Non è vero, ognuno ha il CMS che si merita, quindi può usare quello che si vuole. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del miglior framework al mondo, del miglior CMS al mondo. Ovviamente queste due affermazioni, dice quella affermazione dice chi è presente in Joomla Calabria, quell'altra l'afferma il produttore di Erix Ultimate, quindi prende tutte quelle affermazioni con le dovute precauzioni. Quindi Ultimate è Erix Ultimate si scarica da joomlashaper.com/erix ed è un framework template, cioè cosa vi permette di fare? Vi permette di realizzare dei template grafici fatti molto bene, molto professionali, in pochissimo tempo. Poi vi farò vedere con drag and drop strumenti molto semplici. Perché ne parliamo in questo Linux Day? Può sembrare una soluzione proprietaria, ma non lo è. Infatti questa è presa, cioè è proprietaria, però è completamente gratuita. Questa è presa direttamente dal sito di Elix, di Joomla Shaper. Quindi è completamente gratuito, si può scaricare tranquillamente gratuitamente e si può utilizzare nei siti in produzione e addirittura si possono fare dei template basandosi su questo framework e rivendere i propri template. Mi pare che è licenza GPL, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che è GPL. Erix è un framework completamente gratuito, come dicevo, è stato la versione Ultimate, è stata rilasciata a marzo di quest'anno, però nasce nel 2011 il framework con Erix 1, quindi è abbastanza consolidato. Non è un aggiornamento di Erix 3, quindi chi l'ha già utilizzato non può fare l'aggiornamento in automatico, ma è una piattaforma completamente nuova. Per scaricarla bisogna registrarsi gratuitamente sul sito. Una volta che si è registrati si possono scaricare due versioni. La prima è il Quick Start Pack, è la versione all inclusive, c'è tutto, c'è Joomla, c'è il framework Elix e c'è il componente SP Page Builder, che è un componente che permette di creare anche questo in pochissimi minuti una pagina web. Poi vi farò vedere anche quest'altra cosa. Ed ha 8 configurazioni predefinite e praticamente è un sito pronto. Quindi, là c'è scritto Joomla, anche in meno, in 3 minuti con l'installazione di Joomla è già pronto. Oppure si può scaricare solo il template, per cui chi ha già un sito Joomla in produzione può scaricarsi questo template e installarlo e utilizzarlo su quel sito.
I due download, tutti e due, sono liberi previa registrazione gratuita. Alcune caratteristiche: è basato su Bootstrap 4, quindi già pronto per Joomla 4. Ha la personalizzazione in tempo reale del template, che è la differenza sostanziale con l'altra versione, con l'X3. In pratica, a sinistra ho le impostazioni, sulla parte destra, molto più ampia, posso vedere in tempo reale tutte le modifiche che apporto al template. C'è dentro questo page builder che poi vedremo, e c'è una gestione molto semplice del menu. Fine delle slide, vi faccio vedere subito all'opera. Allora, questo è il sito del produttore, quindi joomshaper.com/elix. Qui c'è, volete vedere l'ordinazione, oppure c'è il pulsante download. Qua mi sono già logato con il mio nuovo utente password, altrimenti mi chiederebbe di registrarvi. E quindi, come dicevo prima, c'è Quick Start Pack o Linux, c'è già tutto, oppure il template. Una volta scaricato il Quick Start Pack, si installa in 3 minuti, come chi ha già installato Joomla sapete che è un'installazione in 3 passi, basta inserire i dati di accesso al database SQL e altri 2 passi avanti e avanti, e si installa Joomla. Installando Quick Start Pack, appena installato, questo è il risultato. Avete già un sito già pronto con una serie di sezioni. Come avete già abbastanza professionale. Se andiamo nel panel amministrativo, eccolo qua, fatto finire niente qua. Ah, piccola parentesi, ovviamente questa è una macchina Windows, però sotto c'è WAMP, che sapete che c'è sotto il server Apache, c'è PHP e MySQL, quindi per installarlo su online dovete per forza installare un server Linux. Comprare un dominio con un server Linux. Quindi questa è la pagina di amministrazione di Joomla, per chi l'ha già vista. Per chi non ha già mai lavorato, possiamo andare direttamente, poi farò vedere come in page builder, possiamo andare in template. Template. Questo. Allora, questi sono i template, che i primi due sono quelli di default di Joomla, molto scarni perché li ho già visti, il terzo è Elix Ultimate. Per fare le modifiche sul template basta cliccarci sopra, e a differenza della versione precedente c'è un pulsantino Template Option che fa apparire, come dicevo prima, a sinistra le varie impostazioni, sulla destra il sito in anteprima. Quindi sulla sinistra sono tutte le impostazioni possibili del template Elix. Per esempio qua, quelle basiche, si può banalmente cambiare il logo. Quindi con... Posso per esempio mettere il logo di Joomla. Nel momento in cui faccio salva, vedo istantaneamente la modifica sul sito. Ecco, la mappa a destra. Altre cose che si possono fare: l'altezza del logo, si può cambiare per esempio leader, possiamo selezionare l'opzione stick header o meno. Stick header sarebbe l'opzione che vi fa vedere il menu sempre in alto. Oppure
il body, vi fa, se è possibile, cambiare il template e metterlo in versione boxed, quindi non più a tutto schermo. Qua non lo vedo perché per la risoluzione della, del video. No, qua si vede, un pochino. È boxed e si può mettere un'immagine di sfondo qua sotto. Parallelamente cambiando l'immagine di sfondo. E poi un'altra serie di utili, per esempio il footer, si può cambiare il footer da qua, il footer serve questa parte qua sotto, e quindi cambiare eventualmente anche. Informazioni della compagnia, informazioni di contatto, il coming soon, per esempio si può fare subito una pagina del tipo stiamo arrivando, per esempio l'abilito, qua scrivo cosa devo scrivere, siamo pronti per il Linux Day, mettiamo la data 5 per esempio novembre e facciamo salva. E immediatamente abbiamo la pagina, stiamo arrivando. Siamo qua. Fare disabilito. Salvo. Queste sono, le opzioni basic. Ho poco tempo, cerco di andare più veloce. Allora, poi c'è, come dicevo, gli 8 stili. Cioè posso cambiare direttamente subito colore con gli stili sotto. Posso customizzarli e quindi cambiare ogni singolo colore, oppure posso selezionare di quelli già predefiniti, cambiare dal blu all'arancione, faccio salva. In automatico passa all'arancione, con le altre cose sotto. Poi la terza più interessante è il layout builder. Posso cambiare il layout del template con il drag and drop. E qua sotto, per esempio, questo template ha solo questa posizione, a differenza degli altri template che abbiamo visto in Joomla. Gli altri template in Joomla hanno centinaia di posizioni, che è forse quello che può portare più in confusione rispetto a chi utilizza altri CMS. Con questo template abbiamo solo queste posizioni, perché di sotto la maggior parte del lavoro lo fa Page Builder. Quindi in ogni caso possiamo utilizzare queste posizioni e possiamo aggiungerne altre, se vogliamo continuare a lavorare alla vecchia maniera con le posizioni dei moduli, oppure ci possiamo accontentare di questi e demandare tutto il lavoro al page builder. Qua è molto semplice spostare, c'è il drag and drop, posso inserire una nuova sessione, c'è il tasto più, poi posso inserire una nuova riga, posso selezionare, sotto c'è Bootstrap 4 come dicevo, per cui posso immediatamente responsivo e posso selezionare anche la larghezza delle colonne. Oppure posso scegliere il leader in alto, posso scegliere se vedere questa barra qui con le informazioni, poi non farla vedere. Molto più facilitato. Ti fai davvero un sito di 5 Ma è sempre collegato ai database di MySQL? Sì, è completamente. Sotto c'è sempre il Joomla. Pensavo avessero. No, sotto c'è Joomla e non si vede niente. Poi c'è tipografi dove posso cambiare immediatamente gli stili anche dell'H1 da H6, posso cambiare il font e le dimensioni. Una cosa interessante per chi utilizza Joomla è che posso da qui impostare il blog, quindi come far vedere tutte quante le notizie, perché là Joomla è un pochettino più difficoltoso, da qua già posso scegliere la dimensione dell'immagine, posso scegliere quante colonne farla vedere e altro. Poi liste, tagli, c'è una marea di cose personalizzabili. E gli ultimi 5 minuti faccio vedere il page builder, quindi questo qua è il template. Sotto Elix utilizza questo costruttore di contenuti che si chiama page builder. Anche questo, nella versione, è già compreso
pacchetto Quick Start e fornisce la versione gratuita. La versione Pro è a pagamento, ma già con la versione gratuita si può fare l'impossibile. Quindi questo è Page Builder, ci sono le pagine. Per esempio, qua ci sono quattro pagine, la pagina Home è quella che vedete ovviamente nell'apertura. Quindi tutto quello che vedete, a parte il menu, la parte di sopra, il footer, sta in Page Builder e si può realizzare con Page Builder. Clicchiamo su Home. Allora, come vedete qua, c'è una struttura in righe e colonne, quindi completamente bootstrap. Vedete, c'è la prima riga che dice che c'è un text block e un button. Quindi la prima riga c'è questo componente con text block, un testo, e sotto c'è un bottone. Poi questa immagine invece è un'immagine di sottofondo che si può cambiare da qui, dalle impostazioni alla riga. C'è background image, basta selezionare un'altra immagine, abbiamo l'immagine di sfondo, il pulsante, anche qui c'è il drag and drop, posso mettere il pulsante sopra, posso andare cliccando sul text block, vado a cambiare il testo con un editor visuale. Salvo. Posso banalmente inserire una nuova riga e quando vado a cliccare su una nuova riga già mi chiede come voglio impostare le colonne. Queste sono le impostazioni default, però in ogni caso posso customizzarle come voglio. Quindi se voglio fare, qua al massimo sono 6 colonne, se voglio fare, ne voglio fare di più, ovviamente la somma è 12 perché stiamo parlando di bootstrap, quindi 2 più 2 più 2 più 2 più 2 più 2. Quindi ho 6 colonne di dimensione 2 per genere. E qua mi predispone per l'aggiunta di add-on. Allora, gli add-on che sono quelli gratuiti, compresi nella versione gratuita, sono questi qua, i primi. Gli altri sono nella categoria Pro. Però vi assicuro che con quelli gratuiti vi trovate benissimo. Anche perché c'è la cosa più importante è questa qui. Cioè, è possibile sempre inserire un modulo Joomla all'interno del Page Builder. Quindi capite bene che potete inserirci là dentro qualsiasi cosa. Per selezionarlo basta selezionare il Feature Box, dare un titolo, icone, qua non mi sto a dire come se tutte le cose che si possono inserire, faccio add-on, inserisco qualcos'altro, posso inserire delle immagini, dei video. Quando vado a fare salva, aggiorno il sito e vedete il pulsante è stato in alto e qua ci sono le 6 colonne che è un sito nuovo. Scusi, si può modificare un sito Joomla sempre con questa? Per modificare un sito Joomla vecchio bisogna prima di tutto aggiornare l'ultima versione di Joomla e dopodiché scaricare la versione template, la seconda che abbiamo visto. È fattibile, è possibile, no? Non perdere i dati di quel sito, tipo dipende da tipologia di sito. Io più delle volte preferisco farne uno da zero e importare i dati. Poi procedure come si. Ci sono alcuni plugin che lo fanno in automatico, se no mi scrivo io lo script per importare la tabella. Perché è pesante farlo da zero. Perché aggiorni Joomla. Dipende da quale versione è. Se parte da 2.5 è già l'aggiornamento di Joomla. Però è se parte da 2.5 è già l'aggiornamento di sega al sito. Quindi già l'aggiornamento di Joomla. Poi metterci Helix tutto quanto non ne vale la pena. È la buona occasione per rifarlo da capo, per disegnarlo completamente da capo. Va bene, ci siamo. Mi potreste. L'unica domanda, l'unica cosa che posso dire, bene, ci hai convinto, in 3 minuti facciamo il sito professionale, dove sta la professionalità? Cioè,
Cioè, la professionalità c'è sempre. Prima di tutto per la gestione dei contenuti, perché devo produrre contenuti fatti bene. E poi posso assicurare che tutti i miei siti Ajax, il 99% delle volte, ho dovuto scrivere il codice a manina o cambiare il CSS a manina. Se vogliamo fare le cose fatte bene. Se poi vogliamo soddisfare il cliente, se il cliente ha una particolare necessità, in 5-10 minuti, mi sono messo, ho fatto il sito, ho realizzato il sito. E questo può spostare, può far capire. Io già all'inizio non ero d'accordo, da tanti anni non sono d'accordo con il fatto che WordPress è più semplice di Joomla, però con questa utilità secondo me l'ha fatta notevolmente. Chiaramente non sono d'accordo con WordPress System. Bene, domande? Ok, va bene. Come diceva Luigi, il Linux Day non ha praticamente regole tranne essenzialmente parlare principalmente di software open source. Questo caso di Helix è un caso, diciamo, borderline, dove si sfrutta un ecosistema libero di base, come quello di Joomla, per poi offrire delle comodità che sono poi rilasciate sotto licenza o proprietaria, oppure un tipo di licenza, un tipo di modello basato tutto sulla disponibilità del codice, anche se il codice non ha una licenza libera. E siccome questi sono casi dove sempre più popolari, dove si offrono degli add-on proprietari sopra che operano sopra tecnologie open, ci è sembrato il caso di includere proprio un esempio di queste cose qui. Anche perché in questo caso il codice è modificabile, nessuno vi vede di modificare il template. L'unica cosa è lasciare il credito, il riconoscimento a Joomla Shaper nel codice sorgente, non al backend, non al frontend. L'ultimo